Il Bari si lega ad un marchio storico di questa città, la birra Peroni, adesso però servono risposte importanti sul campo. Eh sì, è proprio il caso di dire siamo obbligati ad andare a tutta vita. Da questo momento in poi anche questa sinergia, sono convinto che ci darà più nervo per poter affrontare tutte le sfide decisive che ci aspettano. Io non ho voluto invadere il campo dell'evento storico precisando che noi siamo più vecchi di loro e quindi dobbiamo portare noi per mano sino al traguardo. 110 anni per noi, 93 per loro, quindi diciamo abbiamo almeno una generazione di vantaggio. Io non ho voluto invadere il campo perché mi sembra una giornata da dedicare a Peroni e a Bari e ai nostri tifosi. Però colgo l'occasione anche per giustificare il mio ritardo, ho formalizzato l'incarico a Bifutura, come avevo già anticipato nella mia presentazione del piano, per grandi linee, quello che sarebbe stato il piano di sviluppo a prescindere dalla rivisitazione e restyling dello stadio. Qui noi partiamo da ieri con Bifutura come Global Consultant. Ovviamente Bifutura è la piattaforma che ha il know-how giusto per poter dirimere ogni dubbio o critica che possa sorgere dall'ambito burocratico-politico. Noi faremo in modo che questo percorso venga accelerato perché io, per sgombrare il campo da ogni dubbio, non amo abitare una casa diroccata. Non ho mai abitato una casa diroccata, non sono mai stato infitto in vita mia e quindi non vedo l'ora di sistemare questa operazione perché, come voi ben sapete, per me lo stadio è casa. Io vivo nello stadio e ovviamente, a parte gli uffici che sono più che vetusti, ci interessa ovviamente rivitalizzare il tutto perché questo è un altro asset che porterà ulteriore linfa ai nostri sforzi sportivi, perché lo stadio e l'efficienza dello stadio, la capienza dello stadio diventa determinante, come ci insegna la Juve in particolare e anche il Frosinone. Avete visto che Gioiellino ha fatto, quindi noi contiamo molto su questo. Lei prima ha detto che si aspettava di più dalla classifica, dalla squadra, che quello. Mi aspettavo di più dalla sorte, sapendo che la fortuna e la sfortuna non esiste nell'arco dell'intero campionato, secondo il mio principio. Siamo in credito. Secondo la mia modesta opinione. Ma limitare la squadra? Nell'ultima partita forse un po' di concentrazione sulla propria forza. Abbiamo probabilmente sottovalutato la nostra forza nel momento in cui l'avversario era alle corde. Però sei più consapevole. Consapevole, sì. Non pensa che soprattutto in trasferta ci voglia più cattiveria? Ogni trasferta ha le proprie insidie. Fino alle ultime trasferte, a parte la Spezia, ho visto una squadra concentrata e cattiva. Forse per l'ultima probabilmente sarebbe stato meglio restare in 11. Paradossalmente, quando siamo andati in vantaggio di uomini, ecco, non abbiamo colto questo segnale e non abbiamo steso l'avversario come avremmo meritato già nel primo tempo. Non dimentichiamo l'intervento su Tevio, ci sono stati il primo tempo, ci sono stati un po' di qualche evento, insomma, secondo me non è stato ben valutato sia da chi doveva valutarlo e sia dagli analisti e la stampa come voi. Io penso che come ben sapete non faccio mai recriminazioni su arbitraggi piuttosto che dovevamo segnare, abbiamo preso il palo alla traversa, però nell'arco di tutta la partita penso che sarà una su 100, potrà essere una partita simile a questa qui, ed è stata una cosa fuori dal mondo.